turbato si può tradire la costanza della giustizia. Dopo il voto di Giuda non c'è più posto per nessuna parola, per nessuna protesta, ma solo, amico, con un voto tradisce il figlio dell'uomo. Giuda ha capito che... fanno un nido a cui immolare gli affetti più profondi e più caldi. Signore, aiutaci a realizzare ogni cosa e a credere nei veri valori del tuo Vangelo. Allora Pilato gli disse: dunque sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. E dalla verità, ascolta la mia voce. Si dice di là, cos'è la verità? E detto questo uscì di nuovo verso di me e disse loro: io non trovo in lui nessuna colpa, pietra vuol usanza che io vi dite come alla Pasqua. Volete dunque io vi impedirle dei lei? Allora essi mi danno di nuovo. Non così, ma Barabba. Barabba era un ubriaco. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, che avevano una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di colpa. Quindi gli venivano davanti e gli dicevano: salve, re dei giudei, gli davano schiaffi. La cosa più nostra, non avremmo paura di aspettare la sepoltura. Cristo, per darmi una mano, si è fatto uomo del dolore. Nessuno è fuori dal dolore, ma nessuno è più povera creatura che chi fa soffrire. La brutalità di certe azioni, come quella che vediamo in questo gruppo statuario, non prova che la nostra identità. Non è bello, né generoso, che i nostri corpi finiscano sempre sulle sue giapegate spalle. Proprio perché Cristo avrei conosciuto il cadavere, egli fa suo ogni dolore, soprattutto il dolore di sempre. Perciò egli continua ad essere percorso e flagellato da dove c'è un essere umano che gode Gesù, soffre e muore